Buongiorno, è giovedì 28 marzo, eccoci per il nostro incontro della mattina per vedere un po' quali sono i principali argomenti pubblicati quest'oggi dai quotidiani. Subito leggiamo il Corriere della Sera. Corriere della Sera che punta la sua attenzione sulla situazione, sul momento politico attuale e sulle tensioni all'interno della maggioranza. Superbonus, regole e tensioni. Forza Italia informati solo all'ultimo, va modificato. Giorgetti pensa ai conti, costi per 200 miliardi. E sulla giustizia scontro per i test alle toghe. Nordio, ora separiamo le carriere. Frizioni quindi nella maggioranza per la stretta sul superbonus. Forza Italia chiede modifiche, perplessità anche da Fratelli d'Italia e Lega. Il ministro Giorgetti ribadisce la necessità di tenere i conti in ordine. Scontro per i test ai magistrati. Quindi ci sono alcuni momenti, direi, di tensione sui quali magari i partiti della maggioranza hanno opinioni leggermente diverse tra loro e appunto per questo nascono anche queste frizioni. Europee, il sondaggio viene pubblicato dal Corriere della Sera, Fratelli d'Italia sale al 27,5%, PD oltre il 20%, calano i 5 Stelle, Forza Italia supera la Lega. Questo appunto il sondaggio in vista delle elezioni europee. Questa fotografia a centropagina, l'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone, lo scandalo Lockheed, le frasi di Andreotti, le dimissioni rese nel 1978, Leone, le carte inedite, la mia solitudine. Quando Giovanni Leone compì 90 anni, il 3 novembre del 1998, Emma Bonino e Marco Pannella gli inviarono una lettera bellissima. Bellissima si legge perché inusuale, nella brutalità della vita politica, una lettera di scuse perché i radicali erano stati protagonisti nel 78 della campagna di opinione pubblica per le dimissioni dell'allora Presidente della Repubblica. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Piano operativo, un sì con strappo. PD e Lista Nardella lo approvano, Italia Viva non vota, i consiglieri di Del Re lasciano la maggioranza. Quindi via libera in consiglio dopo 72 ore di discussioni ed emendamenti. Scontro frontale tra la giunta e l'ex assessore, tradimento. Situazione quindi politica piuttosto fluida anche al comune di Firenze. Costa a Scarpuccia questa fotografia qui, l'intervento autorizzato per compiere, per fare una piscina privata. Cantiere sulla collina a rischio frana, allarme dei residenti. Qui siamo Oltrarno, la collina delle rovinate in Oltrarno. Quella collina, e lo vediamo anche qui in questa fotografia ravvicinata, quella collina che già ai tempi di Cosimo I crollò e assunse il nome appunto che non lascia spazio all'immaginazione, Costa Scarpuccia. Eppure, nonostante questo, ecco spuntare la gru del cantiere che prevede il rifacimento di un complesso edilizio con annessa appunto piscina. Tutto nel progetto. Ma i residenti si allarmano per le possibili conseguenze, per le possibili stabilità, per la possibile stabilità del costone che potrebbe essere, dicono loro, compromessa. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione. Svolta a Cadorna, ecco il nuovo volto. Vediamo nel dettaglio in campo stretto. Oggi in consiglio comunale il piano per la ex caserma. Oltre al multipiano, una torre e aree verdi in piazza. Quindi la Cadorna acquisirà, come sappiamo, un volto completamente nuovo. Alcuni immobili saranno demoliti, saranno creati nuovi spazi e ci saranno anche nuove opportunità anche per i residenti. L'arbitro internazionale di basket Michele Rossi sulle botte ad Anghiari per un calcio di rigore. La violenza esca dal campo, un fatto che ha inquietato quanto è accaduto ad Anghiari, dove l'arbitro è stato costretto di fatto a uscire di corsa dal campo, vista anche che la degenerazione della situazione in campo. Aggredito dal gricignano, il giudice sportivo decide in giornata, fischietto in fuga, partita sospesa, come detto ad Anghiari. Vediamo all'interno adesso alcune notizie. Dal PD a candidato di centrodestra, il ribaltone Di Ponte accende il voto. Di Ponte era vice sindaco a Terranuova Bracciolini. La notizia che abbiamo visto in prima pagina, riferita al piano di recupero della Cadorna, poi ancora spazio dedicato alla sanità. Sono notizie nel complesso, qui le vediamo piuttosto positive. Ospedale, i tempi tornano, qui risposte più veloci rispetto alla media toscana. Questo
Percorso sotto le 3 ore per i codici verdi, vediamo qui nel dettaglio perché è una notizia questa che crediamo meriti di essere approfondita. E tra 4 e 5 per i casi peggiori, anche i numeri nazionali sono più alti di quello di Arezzo. Solo un caso su 200 è gravissimo. Quindi dobbiamo dire che nel complesso, in base a questi dati, il pronto soccorso del San Donato è tra i primi a livello regionale. E questo è il frutto in fondo anche di un lavoro di squadra che viene coordinato dall'alto dalla direttrice dell'ospedale San Donato Barbara Innocenti e che prevede il coinvolgimento di tutte le strutture. E a proposito di sanità, vediamo insieme il primo servizio di questa nostra edicola rassegna stampa. Passaggio di consegne al distretto sanitario di Arezzo, dove il neodirettore Alfredo Notargiacomo è già operativo. I primi passi saranno quelli del confronto con i sindaci per comprendere le priorità di tutto il territorio. Il distretto aretino ha un nuovo direttore di distretto sanitario, è il dottor Alfredo Notargiacomo, che incontriamo proprio alla sede. Allora, dottore, intanto congratulazioni, ben arrivato. Grazie. Che cosa pensa di fare come primo passo in questo nuovo incarico? Pian piano devo conoscere bene il territorio, perché è un territorio nuovo. Io avevo lavorato già ad Arezzo qualche anno fa, quindi non è del tutto nuovo, ma è chiaro che le cose rispetto a quando c'ero io sono cambiate molto. Ci sono tantissimi progetti che dovranno essere attivati, penso ad esempio alle case della salute, penso alle COT e tutto quello che è stato fatto e progettato e che si sta realizzando, quindi sono queste le priorità comunque che dovrei affrontare. Il suo rapporto con i sindaci come lo costruirà? Gradualmente devo conoscerli bene, capire bene quali sono le esigenze e le priorità che hanno loro e confrontarle anche con le priorità aziendali e regionali, e per capire di trovare sempre un equilibrio, perché la cosa importante è tutto quello che deve essere fatto nell'interesse dei cittadini. E lavorando insieme e trovando insieme delle soluzioni, quello che possiamo garantire è una salute e una sanità a misura dei cittadini di Arezzo e dei comuni della zona di distretto di Arezzo, che hanno la necessità di avere una sanità adeguata alle loro esigenze e ai loro bisogni. Bene, proseguiamo la lettura della Nazione, vediamo questa fotografia, andiamo qui in campo stretto, eccola. La rappresentazione della Passione di Cristo a San Zeno, giovedì santo in carcere, domani tutte le passioni, oggi il Vescovo Migliavacca alla Santa Messa con i detenuti di Arezzo, Settimana Santa, domani la Via Crucis in tutte le parrocchie, la rappresentazione di San Zeno, che quest'anno è giunta alla sua 39ª edizione. Quindi ci sono molti appuntamenti per avvicinarsi alla Pasqua, mostre e visite nei musei, occhio al meteo, perché il tempo sembra essere incerto. Qui in questa fotografia un'immagine della rappresentazione della Passione di Cristo a San Zeno, che come detto quest'anno compie 39 anni, 39esima edizione. Qualche notizia anche dai territori, ci sono riferimenti anche ai comprensori. No all'outlet a cielo aperto, la Giunta ora pensa a residenze per studenti, qui siamo a Montevarchi. Nuovo supermercato a Foiano, ci saranno 30 assunzioni, proteste per gli alberi abbattuti. Vediamo un dettaglio di questa notizia. Secondo il cronoprogramma, l'apertura è prevista per il prossimo autunno. Andiamo ancora avanti. Ci sono ovviamente anche riferimenti alla Valdichiana e poi questa notizia di cronaca che intendiamo approfondire. Vediamola nel dettaglio intanto. Blitz ai banchi delle fiere di Mezzaquaresima, ambulante multato per cibi mal conservati, stangata da 10.000 euro. Quindi una sorta di task force in azione in occasione degli eventi della Mezza Quaresima. Bilancio finale di questa operazione è di un reato e una maxi ammenda. Controlli quindi dei carabinieri alle fiere forestali, alle carabinieri forestali alle fiere di Mezza Quaresima a Sansepolcro. Possiamo anche vedere insieme il servizio. Un reato penale e varie sanzioni. Ha ricostruito un po' la situazione e soprattutto anche l'intervento delle forze dell'ordine, Simona Santi Laurini in questo servizio.
Le fiere di Mezza Quaresima sono un appuntamento imperdibile che coinvolge un vasto pubblico da tutto il centro Italia e, come fanno notare i militari del gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo, anche un richiamo per alcuni atteggiamenti illeciti tesi a massimizzare il profitto a discapito dei consumatori e della concorrenza. E in effetti i controlli eseguiti da forestali, tecnici della ASL Toscana Sud-Est e della Polizia Municipale di San Sepolcro hanno rilevato 5 illeciti per violazioni alle norme igienico-sanitarie, alimentari e di commercio. Nel dettaglio, ad un espositore è stata contestata una sanzione penale per aver posto in vendita formaggi e salumi in cattivo stato di conservazione. 2 le sanzioni amministrative da 4.000 euro per il mancato autocontrollo per la corretta conservazione dei prodotti alimentari. Un'altra sanzione amministrativa da 1.000 euro per aver esercitato la ristorazione in assenza della specifica autorizzazione. Infine una da 5.000 per aver posto in vendita decine di capi di abbigliamento e accessori senza l'autorizzazione. Questo è il bilancio dei controlli. Puntiamo adesso la nostra attenzione sul Corriere di Arezzo. Più parcheggi per i residenti, vediamo nel dettaglio l'articolo. A chiederli è Federico Rossi, esponente della Lega, capogruppo in consiglio. Ha incontrato diversi cittadini che abitano nel centro storico, lamentano i pochi stalli che vengono riservati a chi paga il permesso ZTL, sottolinea Rossi. Per questo abbiamo chiesto di aumentare il numero dei posti gialli, perché ci sono persone che risiedono nel centro storico, che pagano regolarmente ogni anno il loro permesso e poi non trovano posto. Una fotografia che vogliamo vedere qui da vicino: giù i veli, tornano gli affreschi. Ecco, un'immagine, fra l'altro in verità particolarmente emblematica, suggestiva, che ci connota nel mondo. Finiti i lavori di pulitura della leggenda della Vera Croce, riapre quindi la Basilica. Altre notizie, vediamo, qui ci sono riferimenti alla situazione di via Filzi, sollecitati interventi a sindaco e ASL, partito l'esposto per chiedere, i residenti chiedono la messa in sicurezza dell'area del cantiere per il nuovo comando della Polizia Municipale, i lavori sono sospesi. Scavi tunnel alla rotatoria, quindi si lavora ancora alla rotatoria qui del Magnifico, e questo soprattutto per realizzare il tratto di pista ciclabile che permetterà a pedoni e ciclisti di attraversare Viale Amendola e Viale Turati in tutta sicurezza. A fondo pagina, tifosi disertano Arezzo Juve Next Generation. Sabato niente partita per protesta, vale a dire hanno deciso di disertare la partita contro la Juventus allo stadio, la Sud non entra. I tifosi Amaranto spiegano che quelle che sono le loro ragioni, no alle squadre B, continuano, si legge, la Lega Pro sopravvive grazie ai campanili e non alle squadre di serie, alle squadre B. San Giovannese Monte Borgo in campo per salvarsi, perché si gioca il turno infrasettimanale nel campionato di Serie D quest'oggi. Vedremo quali saranno anche i risultati, importanti per tutte e tre le squadre della provincia di Arezzo impegnate in questo torneo. Servono più parcheggi per chi abita nel centro, viene ripresa e approfondita la notizia anticipata in prima pagina. Affreschi di Piero, oggi riapertura dopo la pulizia, vediamo anche questa immagine ravvicinata, via i ponteggi, da oggi riapre la Basilica di San Francesco e il capolavoro di Piero della Francesca torna ad essere interamente visibile. Notizie di lavori pubblici, qui siamo in provincia di Siena, vediamo anche qualche notizia riferita alla provincia di Arezzo, arrivano 8 nuove fermate a San Giovanni Valdarno, dal 4 aprile gli autobus collegano i due estremi del capoluogo valdarnese. Il sindaco Vadi afferma, lo chiedevano i cittadini, quindi c'è stata di fatto una risposta ad alcune necessità richieste degli stessi cittadini. Nuove luci grazie al PNRR, a Cortona sono iniziati i lavori di sostituzione e ammodernamento degli impianti di illuminazione in alcune zone del centro, lavori grazie appunto ai fondi PNRR. E quindi qualche notizia anche dall'Alto Tevere Umbro. In consiglio a Città di Castello si litiga ancora, l'articolo è di Paolo Puletti, l'assise si è spaccata nell'ultima seduta sul canone patrimoniale della concessione pubblicitaria. Quindi, come possiamo osservare, tensioni politiche sono presenti in fondo un po' ovunque, soprattutto su determinati argomenti. Terminiamo con lo sport.
La Sud diserta il comunale, vediamo qui nel dettaglio questo articolo, tifosi contro le squadre B, sabato non ci saremo per Arezzo Juventus Next Generation. La partita inizierà alle ore 14. San Giovannese a Seravezza per ripartire con slancio, Montevarchi che si gioca le ultime carte al Brilliperi contro il Real Forte Querceta e il Sansepolcro invece gioca al Buitoni per battere il Poggibonsi e vedremo quali saranno gli esiti di queste partite che interessano appunto le formazioni della provincia di Arezzo nel campionato di Serie D. È tutto per questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa. Grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.